Nicola Gatta si dimette da presidente della provincia e prova a prendere il diretto per Roma. Proprio ieri il presidente della provincia di Foggia, Gatta, ha rassegnato le proprie dimissioni al segretario generale dell'ente. L'atto, che ha una natura tecnica ed è finalizzato proprio alla cessazione delle funzioni da presidente, nel rispetto del decreto che disciplina le condizioni di candidabilità nelle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Dunque, le dimissioni di Gatta significano anche la prima ufficialità di candidatura al Parlamento. Con la caduta del governo Draghi e lo scioglimento delle Camere, il quadro politico è evidentemente mutato in modo repentino ed improvviso, ha spiegato il presidente Gatta. Con le elezioni anticipate del prossimo 25 settembre si è manifestato un interesse per un mio eventuale impegno elettorale. Si tratta di un interesse che mi inorgoglisce, riferisce Gatta, perché è una dimostrazione di stima e soprattutto una conferma del buon lavoro svolto in questi anni nell'interesse della capitanata. Nel riservarmi di valutare questo interesse, comunque avendo sulla base dell'articolo 53 del testo unico degli enti locali 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni, conclude Gatta, ho ritenuto doveroso attenermi al rispetto del decreto che impone per la candidabilità ai presidenti di provincia la cessazione delle funzioni entro 7 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento delle Camere. Dunque, dicevamo, le dimissioni di Gatta da presidente della provincia significano la prima ufficialità di candidatura e nel frattempo nel territorio di Capitanata si muovono le prime mosse di giochi, si iniziano a scoprire o a celare le carte per mostrare poi quelli che saranno i candidati ufficiali alle prossime elezioni per il Parlamento italiano.